i nostri sogni nelle vetrine in vendetta. Siamo veramente noi, dentro lo specchio ti riconoscerai. Siamo veramente noi. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera e benvenuti a un nuovo numero di Replay, questa sera in un orario posticipato per la serata della Nazionale Italiana, della quale si parlerà ovviamente in altri salotti. Nel nostro studio invece ci concentriamo sul Pescara, reduce della sconfitta di Bari, 14 giornate di campionato che non ci hanno ancora presentato un volto ben preciso della squadra di Zeman. Andiamo a presentare gli ospiti di questo numero, iniziando dal collega, anzi sono tutti colleghi questa sera, Antonio De Leonardis. Buonasera Antonio, buonasera, ben rivisto. Al suo fianco Francesco Di Francesco, buonasera Francesco. Ripetiamo, buonasera a tutti i colleghi, Totò comanda. Alla mia sinistra Paolo Sinibaldi, buonasera Paolo, grazie, ciao, grazie. E poi l'altro Paolo Renzetti, buonasera, reduce buonasera, grazie dal viaggio di Bari. In regia come sempre Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa. Subito il numero per i messaggi 392-623-7060, scriveteci, ma lo avete già fatto sin da ieri sera dopo la sconfitta di Bari. Tanti i messaggi, grande rabbia espressa dai tifosi biancazzurri, quindi aspettiamo anche questa sera i messaggi. Peraltro già sabato il Pescara tornerà in campo in una gara quanto mai delicata contro una Provercelli, reduce dalla vittoria sull'Empoli, ma che sarà priva di due elementi cardine perché Mammarella e Vives saranno squalificati dal giudice sportivo, erano in diffida e sono stati ammoniti, mancheranno anche Rovini e Gidà infortunati, e poi sono da valutare le condizioni dei vari Germano e Bifulco e anche Vaiusci, che sono alle prese con infortuni, e su di loro si saprà meglio nei prossimi giorni. A te. Grazie Andrea. La sfida tra Zeman e Fabio Grosso l'ha vinta l'allenatore del Bari, un pescarese che tutti conosciamo e apprezziamo. Abbiamo titolato questa sera Pescara col fiato grosso, proprio perché è un momento difficile, un punto nelle ultime quattro partite, tre sconfitte ed un pareggio. Ribadiamo sempre che è inutile vedere la classifica perché da febbraio in poi si decideranno. Certo, però bisogna stare attenti perché non si può perdere contatto con le zone tranquille. Allora, sono tanti i problemi intorno al Pescara, molto malumore nello scenario del San Nicola davanti a 20.000 spettatori, uno spettacolo di folle e di colori. Il Pescara, dopo un primo tempo diciamo non negativo, è caduto nella ripresa sotto i colpi del Bari, che ha vinto con un calcio di punizione di Brienza. Allora, partiamo da questa serie di risultati negativi, da queste parabole non positive sul piano del gioco, perché qualcosa di buono si era visto nel secondo tempo con il Palermo, qualche attimo positivo anche ieri nel primo tempo, dove la squadra era stata anche corta in campo, tatticamente ben disposta, pur non tirando mai in porta. Nella ripresa invece il Bari, grazie anche agli innesti di Brienza e con un organico importante, ha avuto la meglio. Quanto c'è da preoccuparsi, Antonio De Leonardis? Beh, abbastanza direi, abbastanza, perché come hai spiegato tu e come stiamo raccontando dall'inizio, questa non è, è una squadra, non è affidabile, voglio dire, nel senso che ogni partita ha un problema, difficilmente
sono 14 partite, 14 formazioni, ma non è solo quello, anche proprio l'atteggiamento, la capacità di gioco. E questa è una squadra che gioca a volte, spesso, mostra due volte nella stessa partita. È successo ieri, era successo col primo tempo buono, a buon livello, senza tirare in porta, ma comunque buono, ripresa disastrosa. Era successo al contrario la settimana prima, primo tempo inguardabile e secondo eccezionale. Quindi dov'è la verità? Qual è il problema di condizione? No, il problema credo che sia sempre lo stesso, cioè questa è una squadra che questo tipo di gioco secondo me non è in grado di portarla avanti. Cioè a un certo punto bisogna rendersene conto secondo me, ma nel senso che voglio dire, Pescara la partita di ieri per esempio, credo che Grosso l'abbia vinta anche in sala stampa, perché ho sentito le sue dichiarazioni, ha detto semplicemente che sapeva come avrebbe giocato il Pescara, che temeva la capacità del Pescara di agire sugli spazi, e quindi aveva iniziato con una squadra abbastanza guardinga. È quello che abbiamo visto, il Pescara ha mantenuto l'iniziativa, è stato aggressivo in maniera eccezionale direi nel primo tempo, però non è riuscito mai a tirare in porta. Perché Grosso ha modificato il suo atteggiamento poi rispetto alle precedenti partite. Poi lui ha spiegato, appunto, alla ripresa abbiamo capito che c'era la possibilità di muovere meglio di più la squadra, la palla, quindi di attaccare in maniera diversa, avendo anche soluzioni importanti in panchina, la partita è cambiata. Invece insomma Zeman ce l'ha raccontata diversamente. Tra poco sentiremo queste dichiarazioni anche su quel calcio di punizione che sì, ma appunto io volevo accennare pure a quella, perché alla fine lui quando non perde, è da Zeman, no? No, ma il problema è che lo sta facendo sistematicamente, voglio sì, dire, perché tutte le quando le cose vanno male il problema è la squadra non lo segue, allora la squadra lo segue a intermittenza, un tempo sì, un tempo no, oppure un tempo un pentolo no, un altro sì, che significa, che senso ha? E poi questa cosa di cercare sempre che qualcuno, magari la squadra non ha giocato secondo quello che pensa. L'ultima volta l'arbitro che ha dato una punizione con 5 metri, ha messo avanti 5 metri la palla, ma è stupido, è una cosa stupida. Francesco, secondo te quanto è diversa questa sconfitta dalle altre? Beh, sotto un aspetto certamente è diversa, perché fa più male, perché continua a scendere in classifica, sì, è corta, con una vittoria ti metti a ridosso della zona playoff, o comunque passi dalla parte sinistra della classifica, con una sconfitta ti avvicini ai playout, però è sempre una classifica deficitaria, e quindi ripeto, con la sconfitta di ieri continui a scendere in classifica. Poi tanto diversa dalle altre, no, io aggiungo a tutto quello che il nostro Maurizio Leguizzi sta facendo vedere, sì, la classifica che vede il Bari rientrato prepotentemente nei primissimi posti, d'altronde Palermo, Frosinone e Bari erano partite con ambizioni di promozione. E domenica diventa un confronto, sabato diventa un confronto diretto per non farsi risucchiare definitivamente alla zona play-out. Però se abbiamo detto fino alla settimana scorsa la classifica è corta, resta ugualmente corta. I segnali negativi sono altri. Io aggiungo, per non togliere spazio agli altri, a quello che diceva giustamente Totò. Se questa squadra non lo capisce, non riesce a fare, perché per 45 minuti o magari in alcuni momenti riesce a fare quello sì, che vuole. Sì, però precisiamo una cosa, anche se ci sono stati degli aspetti positivi, non ha dato mai l'impressione di essere sì, una squadra esatto, che però, esprime o vuole esprimere bene, le idee però, di Zeman. Almeno per 45 minuti certo, dimostri di essere viva, gli altri sì, 45 sì, minuti no. Sì. Allora è vero che non serve niente confessare i giocatori, perché oggi baciano questa maglia, domani ne baciano quell'altra, con tutto il rispetto per i giocatori. Certo. Quindi che tu mi vai dai giocatori, li confessi uno a uno o come gruppo, no, noi siamo con Zeman, prossima partita col Provecelli si fa gol, abbracciano Zeman, poi la partita dopo rifacciamo schifo. Boh, qualcuno è in grado di spiegarmi, non qui, ma qualcuno dei giocatori che sono tutti bravi a parlare è in grado di spiegarmi perché Zeman silenziosamente, delicatamente, ironicamente, come ci ha abituato negli ultimi 50 anni, è in grado di spiegarmi perché, di spiegarci perché, non a me, a tutto il popolo, a tutti quei tifosi, a tutti i tifosi del Pescara, a tutti noi, perché succede tutto questo? Qualcuno della società, 7 direttori sportivi, 88 addetti stampa, 99 team manager, qualcuno è in grado di, perché poi quando
è tardi, ossia le avvisaglie perché possa succedere o possa diventare tutto più difficile, ci sono. Certo, poi magari le prossime tre partite il Pescara le vince, si aprono nuovi scenari e commenteremo quelli. Oggi si commenta quello che abbiamo visto nelle ultime partite. Allora, ai due Paolo, che campanello d'allarme è questa ulteriore sconfitta di Bari, Sinibaldi? Un campanello d'allarme che secondo me deve scattare, perché è vero che la classifica è corta, insomma questo continuiamo a dirlo ogni settimana, però comincia a essere anche un po' preoccupante perché le giornate passano. Devo dire che secondo me non è un Pescara che ancora si può decifrare, però stavolta abbiamo incontrato una squadra oggettivamente più forte di noi, ma molto più forte di noi. In queste prime partite il Bari, non soltanto del secondo tempo ma anche di buona parte del primo tempo, perché il Pescara ha giocato realmente in maniera concreta ai primi 15-20 minuti, non di più. Il Bari secondo me è la squadra che almeno personalmente mi ha fatto la migliore impressione da questo inizio di campionato. Mi aveva fatto una grande impressione anche il Frosinone, ma il Bari di più. Abbiamo perso contro una squadra forte e probabilmente dobbiamo cominciare a capire, non so se è ancora il tempo, non è ancora il tempo per dare giudizi definitivi, però forse dobbiamo cominciare a capire la nostra reale valenza, il nostro reale valore, che probabilmente non è quello che molti speravano all'inizio, cioè di una squadra votata a fare un grande campionato, ma è una squadra che forse deve cominciare a guardarsi alle spalle, senza fare drammi, però magari deve cominciare a entrare in una nuova ottica. Paolo Rizzetti, che era presente come sempre in trasferta a Bari, ecco, hai avvicinato qualche giocatore, che clima hai trovato in seno al gruppo? Beh, ovviamente non è una bella... Le solite frasi di circostanza. Sì, va però. Bene, è chiaro, poi più o meno i giocatori ormai parlano per stereotipi, quindi voglio dire, ci si aspetta sempre poco anche dalle dichiarazioni del 91esimo. Tu prima chiedevi all'inizio quanto e se c'è da essere preoccupati. Io dico che bisogna essere preoccupati il giusto, ma bisogna esserlo, perché questa squadra, prima dicevamo una squadra zemaniana, poco zemaniana, invece questa è una squadra che purtroppo nelle ultime giornate ha fatto vedere di avere dei problemi. Ne parlavamo anche ieri, Enrico, al 91esimo della gara del San Nicola. Questa squadra in una partita comunque con un Bari che ha concesso anche degli spazi, ha tirato una sola volta nello specchio della porta del Bari in 96 minuti, mettendoci anche i 6 minuti di recupero, un tiro di Crescenzi al 44esimo del secondo tempo. Le squadre di Zeman sono sempre state delle squadre che hanno subito tanto, ma hanno anche sempre fatto bene in fatto di occasioni di gol. Questa è una squadra che non solo nelle ultime settimane ha grossi problemi nell'andare a segnare, questa è una squadra che non tira in porta, questa è una squadra che nelle ultime settimane... Quindi viene a mancare proprio la caratteristica, esatto, delle squadre di Zeman. È una squadra che sta facendo grande fatica a concludere nello specchio della porta avversaria, e questo credo che sia un campanello d'allarme importante. È anche vero che subisce di meno rispetto subisce a quanto subisce di meno, è vero però Paolo, se posso Antonio, se posso aggiungere una cosa, la verità però è questa: che il Pescara che sogna il tecnico, che sogna tutta la tifoseria, come state dicendo tutti, non è possibile portarla avanti con questo. Non solo, certo. Il Pescara pratico lo abbiamo visto in tre trasferte in cui ha preso due vittorie, un pareggio senza subire gol, e il commento del tecnico qual è stato? Non è la squadra questa che voglio. Di contro, dopo le due sconfitte consecutive, che insomma, dopo il Pescara insomma, ha giocato in maniera balona, ha detto che quelli erano dei passi avanti. Allora di che stiamo a parlare? Cioè, come ne usciamo da sì, però, da questa storia? Sei d'accordo perché, no, sono dire d'accordo. Che comunque questo problema è ma cioè, la squadra Pettinari o Ganzo o Ghiber, cioè no, una squadra che non tira in porta. Ma non è, ma soprattutto no, io credo che giocando come dice lui, questa non sia una squadra in grado di portarla avanti per 90 minuti. E questa è la tant'è problema. Vero, i fatti almeno ci dicono questo, l'andamento delle gare ci dicono questo. E la partita in particolare di Bari ci ha detto proprio questo: il Pescara nel momento in cui è stato aggressivo, pressava tutte le parti, anche per scelta probabilmente del Bari,
ha fatto la sua figura, cioè senza tirare in porta, però era quella. Se avesse dopo sembra rimprovera la squadra di non aver fatto lo stesso la ripresa, ma non è in grado di farlo. Cioè oramai ci dobbiamo convincere che questa non è la soluzione. Non poi un'altra, non so se tu sei d'accordo, anche gli amici qui, un'altra cosa che ho visto a Bari, cioè questa è una squadra che comunque ha dei giocatori che arrivano spesso secondi sul pallone. Ieri il Bari ha giocato con una cattiveria, un'aggressività che il Pescara non aveva. Paolo, non solo, però c'è anche un fatto tecnico, perché quando è entrato Brienza, a un certo punto il Bari c'era nascosta la palla. Se tu hai fatto, facevano degli scambi a metà campo tra gli attaccanti, centrocampista, e lì la partita è cambiata, perché se a Pescara se gli spezzi il ritmo che non riesce a ripartire, è morto. Ecco, prima Paolo Sibaldi diceva dobbiamo capire la nostra valenza, ma non è facile con queste prestazioni, oppure già abbiamo capito che è una squadra che non può fare il 4-3-3. No, guarda, ti dico di più, secondo me. Ha degli equivoci tattici, quindi sono dei punti fermi questi. Allora, ti dico di più, l'altra settimana l'ho detto chiaramente che bisogna che l'allenatore facesse una scelta sul gruppo che vuole portare avanti, se crede nella sua idea di gioco e va avanti con quella. L'aggiunta, a mio avviso, dopo anche questa ultima esperienza, sarebbe questa, che la scelta la facesse la società, nel senso che se la società dice... chiaramente, lo dice al tecnico, alla squadra, alla tifoseria, a noi non importa come finisca il campionato, vada bene, vada male, andiamo in C, per noi questa è la strada da seguire, benissimo, senza avere... Se invece la pensi diversamente, devi cambiare, cioè non è assurdo portare avanti questo stillicidio, sì, però che non si sa dove arriva. Che i presidenti, anche la scorsa settimana c'è stata la dichiarazione del presidente Sebastiani, però oggi... Si dice così perché hai la speranza che le cose possano cambiare. Non lo so, però... come si fa a stabilire con questo allenatore andrà avanti fino alla fine? Non lo direbbe nessuno, No, esatto. Però questa è anche una società che ci è abituata a delle scommesse, voglio dire. Nel senso che se noi andiamo a vedere le scelte allenatori di Francesco, Oddo... Bucchi. Stroppa, cioè sono una serie di lo stesso Zeman, cioè Zeman quando è arrivato qua veniva da 6 stagioni fallimentari, vuol dire anche Zeman era una scommessa, per cui se dovesse questo capitare questo discorso potrebbe portare alla scommessa Epifani? No, secondo me sarebbe la soluzione, sarebbe provare se nel caso decidessero a riprendere Massimo Oddo. Ah no, pensavo che siccome facevi il paragone con le scommesse arrivavano dalla primavera. Questa sarebbe una cosa diversa, perché probabilmente sarebbe una scommessa meno impegnativa, voglio dire. Ma forse non è nemmeno una scommessa. Nemmeno una scommessa, esattamente. Forse sono un sognatore. No, però guarda, scusi. Cioè, tu dici però bisogna essere chiari, bisogna essere trasparenti. Se uno dice chiaramente che questa è una squadra che comunque il progetto che si vuole portare avanti è questo di gioco, benissimo, di far crescere i giovani, senza avere obiettivi, nemmeno quello della salvezza, perché può capitare, come stiamo dicendo tutti, che poi la cosa all'improvviso, cioè probabilmente se sai con questa chiarezza puoi anche lottare. Ma qui meglio, altro che fiato grosso, qui no, sì, però Enrico, 14 partite è un rischio, no. Senza rischiarsi potrebbe fare la scelta, certo, no? Sì, senza rischiare, anche perché, ripeto, a mio avviso l'intero organico è competitivo ad alto livello per la Serie B, è competitivo, perché di Antonio, sottoscrivendo in pieno quello che tu dici, dovremmo tornare indietro a quest'estate, ma soprattutto anche lo scorso anno, perché Zeman fu preso lo scorso anno per preparare questa stagione. Ma quella era una barzelletta, Paolo, che vuole preparare, scusa, anche perché la prima cosa che ha detto era da mandare via tutti, che voleva preparare. Sì, per farci vedere evidentemente... Brugo come centravanti, Crescenzo da destra, puntare centravanti. Evidentemente sono stati persi, ma questa è un'altra cosa che abbiamo detto. Vabbè, è stato un tentativo eventualmente fallito, che ci può stare nel mondo del calcio. Però sono stati 5 mesi buttati. Francesco e poi Sinibaldi. Sarebbe... No, quello che dice Antonio veramente esatto, è un discorso più concreto. Che sarebbe perché... è opportuno ed è indispensabile, se lo hanno già fatto io non lo so, però magari voi che vivete qui a Pescara forse l'avreste dovuto già sapere, quindi penso che non l'hanno fatto, come dice Antonio, ti siedi a tavolino con l'allenatore, allora 30 giocatori non ti vanno bene, chi vogliamo togliere? Renzetti, Sinibaldi, De Leonardis e Di Francesco. Va bene, io però... Ma possiamo fare anche i nomi dei giocatori? No, per dire, io a questi due non ci voglio rinunciare. Questi, e trovare un accordo per evitare, come giustamente stavano dicendo Enrico e Antonio, che capita che l'allenatore dice
ho visto dei miglioramenti quando le cose per tutto il resto del mondo, compresi i risultati, non sono i migliori, e quando, mentre magari ci sta qualche risultato, c'è qualche segnale, come posso dire, di continuità, di risveglio. Però tutto questo a prescindere dai risultati, perché si può anche vincere con la Pro Vercelli, però gli alti essere, e bassi. Deve essere una chiarezza proprio. Vabbè, in questo momento se vinco con la Pro Vercelli al 96esimo su autoreto, dopo che ho fatto schifo, io me li tengo stretti i tre punti. Non si risolvono i problemi alla lunga, però intanto risolvo quello che se c'ho la febbre, mi sarà andata la febbre. Poi se c'ho un tumore vedo di allora, guarire. Tornando a Zeman, sentiamo come si è espresso ieri a fine partita. Ha detto ben poco, perché non sono state fatte nemmeno tante domande in prospettiva, quindi questo è il pensiero di Zeman. Poi ripartiremo da Paolo Sinibaldi. Vabbè, che Bari è un avversario difficile, in casa ha vinto 6 partite, penso che primo tempo abbiamo fatto bene alla pari, secondo tempo penso che abbiamo giocato più per non perdere che per vincere, e quando lasci giocare una squadra come Bari vai in difficoltà, a parte che poi la partita è stata decisa da una punizione autogol che è stata spostata 5 metri più avanti, e penso che se si batteva dal posto dove c'era fallo un gol non poteva fare mai. È strano, ma noi per ora abbiamo perso dei riferimenti, forse manca qualcuno, giochiamo con 3 di cui siamo sempre 3 in linea che non possono giocare mai insieme, e quindi non ci viene, a parte che poi penso che la palla più importante della partita ce l'aveva Mancuso, che purtroppo non ci è arrivato. Vado che può avere dei margini di miglioramento. Io ripeto, se giochiamo come secondo tempo di Palermo, come primo tempo oggi, possiamo giocarcela con tutti. Vabbè, cambio avanti perché Del Sole non ha fatto bene oggi, a parte che ha perso tanti palloni, è stato sempre largo da dove non può far niente. E il terzino perché Zampano non mi seguiva in prota, che è un riferimento, e se il difensore non lo prende o ci arriva sempre tardi, è normale che la squadra avversaria costruisce qualche cosa. A proposito di sostituzione, poi questa scelta di Cappelluzzo sull'esterno destro, casomai si mette Pettinari esterno destro e Cappelluzzo centrale, per tutti. Quando lui dice che Del Sole giocava male, cioè il rimedio è stato quello di mettere Cappelluzzo al posto di Del Sole esterno, ha toccato un pallone, così come ha toccato un pallone esterno destro. Quando l'ha fatto giocare già un mese e mezzo fa, alla destra sempre, e ha toccato un pallone, perché non è il suo ruolo, credo che lui sostiene. Ha giocato centrale, ma è quello. Cappelluzzo segnò anche un gol. Se fa giocare Zampano e Del Sole, per fermarci ai due giocatori che ha nominato Zeman, se durante la settimana provi e va tutto bene e poi in partita non va bene, una volta, due volte, tre volte, e cambi gli interpreti e non va bene lo stesso, e vuol dire che quello che tu durante la settimana provi non si riesce a fare, a mettere in pratica la domenica, oppure se anche quando ci riesci non ottieni il risultato che tu vuoi, e allora devi cambiare tu. No, soprattutto quando lui dice la squadra si è passata, ha giocato per non prenderle, ma lì ci vogliono degli accorgimenti a livello tattico. Ma il problema è quello, non è che la squadra all'improvviso tutti insieme, tra l'altro sono decide 11, cosa fare, dire che facciamo adesso, ci abbassiamo, no, evidentemente è successo qualcosa, che è cambiato il Bari, è cambiato il Bari, e il Pescara si è adeguato, cioè non è che Ribaldi. Di paura, voglio dire, questa è la fesseria. Le dichiarazioni poi parlavano anche di alcune scelte, non possono giocare, la formazione però è fatta dall'allenatore, no? Quindi se vengono schierati così vuol dire che qualcuno li schiera, e chiaramente non è che li schiera un giornalista lì, li schiera chi segue gli allenamenti tutta la settimana. Però
Io ho seguito tutte quante le cronache, no? Ovviamente, perché io ieri non ero a Bari, ma ero davanti alla televisione, quindi ho seguito Sky, ho seguito la cronaca di Enrico e ho seguito la cronaca di Paolo Renzetti, no? E Sky effettivamente ha commentato in maniera meno pessimistica di noi la prestazione del Pescara, parlando di un grande Bari contro un ottimo Pescara. Te lo dico, no, anche perché si era sbilanciato troppo nei primi mezz'ora. No? Sì, ho seguito anche erano Compagnoni e Onofri. No? Sì, no, è stato Onofri che si è sbilanciato sulla prima mezz'ora. Dicendo Pescara così sicuramente può puntare in alto. E dopodiché ha detto di tutto. Insomma, dire che molte prestazioni anche limitate a un primo tempo o un secondo tempo sono ingannevoli, fanno ben sperare. No, io credo che chi non segue abitualmente le prestazioni del Pescara possa essere portato a dire questo, perché chiaramente il Pescara è allenato da Zeman. Noi vediamo anche i titoli, no? Il Bari batte Zeman. Sì. È chiaro che c'è sempre questa aspettativa particolare verso una squadra, io lo so che diventiamo sempre molto banali quando diciamo questo, una squadra che non sembra zemaniana, che non gioca un calcio che va alla conclusione. Paolo, anche in trasferta, ma anche gli sportivi a fine partita non riconoscono la squadra di Zeman. Se chiudi gli occhi, è indecifrabile. Non diresti mai questa è una squadra allenata. Lì, però il problema, sai qual è? No, che questo l'allenatore non gli ha dato niente a questa squadra, è un asino. Siccome Zeman, ci andiamo tutti quanti con i piedi di piombo. Ma io invece dico un'altra cosa: che secondo me la gente invece spera, si illude e sogna che venga fuori la squadra di Zeman. Purtroppo è in questo momento è un'illusione. Non sta succedendo. Poi scusate, perché credo che questo sia che lui sia bravo ad organizzare le partite, un altro darti spettacolo con i giocatori giusti. Ci mancherebbe questo, sì, ma vale per tutti, il rispetto per la carriera, per l'allenatore. Però la risoluzione del problema deve esserci pure. Anche perché sono passate già tante partite e quindi adesso un bilancio pur parziale può fare. Sono situazioni strane che si ripetono, ossia pure lui l'ha ridetto, no? Il secondo tempo con il Palermo. Ma come quelli che dicono, i primi 20 minuti siamo stati bene in campo, poi ci siamo sciolti. Ma perché che la partita dura 20 minuti, poi dall'altro mi dicono che io mi agito e mi dico, ma è normale. Ma che la partita prima? Appunto, è quella prima ancora, si ripete. Il secondo tempo, ma perché? Non si entrato in campo dal primo minuto col Palermo. No, piacerebbe anche. Piacerebbe... Che pari non lo sapevi che in casa il secondo tempo tritta tutti. Piacerebbe anche sentire al 91esimo un allenatore che qualche volta dicesse. Può darsi che qualche errore il sottoscritto l'ha commesso. Cioè, sentiamo tutti gli allenatori fare qualche volta mea culpa. Da Zeman evidentemente questo non l'abbiamo mai sentito. Cioè, sono una presa di responsabilità dell'allenatore ci vuole, però. Perché chi è a favore di Zeman continua a sostenere o non è la squadra costruita da lui, non gli hanno messo a disposizione. Ma io pure continuo a dire viva Zeman e allora, sono a se anche di questo ma questa non deve essere una scusante che deve fare questa qualche non cosa deve essere... se non lo fa la... scusa Paolo no dicevo Enrico, questa non deve essere una scusante, perché se questa non è la squadra adatta, la squadra giusta per Zeman, evidentemente allora quest'estate è stato fatto un lavoro che alla luce di questi risultati e soprattutto di queste prestazioni deve essere giudicato in un certo modo. Posso dire una cosa al contrario? Qual è la squadra giusta? Una cosa al contrario, ma anche per dare uno spunto, no? Perché noi abbiamo racimolato un punto nelle ultime quattro partite, no? Quindi mi sembra che sia un bilancio molto grave, nel senso che se noi non avessimo preso quel punto contro il Palermo, oggi staremmo a parlare di zero su quattro partite, probabilmente già il movimento a livello di allenatore si sarebbe potuto creare, quello di cui stanno parlando anche magari gli amici da casa in questo momento. Ieri Paolo, scusa, ti interrompo, a fine partita tutti gli inviati Gazzetta dello Sport, Corriere chiedevano, ma Zeman è confermato, rischia, ma è normale. Si regge su quel punticino nelle ultime quattro partite. Si regge anche quello che dicevamo prima, scusa ti interrompo, perché Zeman, perché se al posto di Zeman ci fosse stato, senza fare nome, un altro allenatore... Ma da mo' che si parlava, la panchina che traballa, quella che gliela toglie, quella che la rimette. Per quello io dico, io continuo, non mi rimangio quello che ho detto per anni, continuo a dire viva Zeman, ho grande fiducia in Zeman. Però poi c'è
Ci sono situazioni e situazioni, e la situazione attuale mi dice che Zeman deve fare qualche, perché se non lo, se non lo fa l'allenatore, io prima ho detto forse deve intervenire la società, ma anche se interviene la società, se l'allenatore non parla chiaramente, io 1, 2, 3, 4, 5 non ce li voglio più, io voglio questo, i giocatori non mi seguono, deve provare a fare qualcosa, se non ci prova lui e non fa lui le cose, chi le deve fare? I magazzinieri? No, no, assolutamente, io volevo dire soltanto una cosa al contrario per cercare di capire e dare spunto, perché le partite più o meno le abbiamo viste tutte quante, no? Chi dal vivo come gli inviati, come loro, chi magari più dalla televisione, però resta il fatto che io ho visto, e do questa che se vogliamo una piccola provocazione, ho visto Pescara in questa stagione peggiori di quello contro il Bari, nel senso che, certo, nel senso che per esempio mi ricordo la partita contro il Brescia, la partita contro il Cittadella, sto dicendo alcune partite veramente bruttissime. E come le giustificate l'allenatore? Le migliori partite dell'ultimo periodo. Al contrario, allora, è la sua strategia dialettica, perché provo a pensarlo. Dialettica perché pensa che un altro non la vede la partita, che ragionamento, dai. Secondo me Zeman, un'altra delle qualità che ha avuto nella sua, lui c'è la storia, non ha avuto mai peli sulla lingua nel dover dire nel bene e nel male le cose più strane, più inaspettate, più robanti, quindi non penso che ricorra a una strategia dialettica, è una stranezza, in quelle partite si è espresso in toni un tantinello, positivi, io mi chiedo perché soprattutto si attacca anche a episodi così dopo 5 metri davanti, che poi non erano 5 metri ma forse era mezzo metro, però resta il fatto che è strano questo modo di fare. Per chiudere il discorso su Bari, siamo tutti d'accordo che Fiorillo è stato anche questo è un segnale, ottimo. Fiorillo è stato il migliore in campo di questa partita, quindi insomma anche una buona prova diciamo di Fornasier, che era la prima partita, anche, certo. Quindi questo Fornasier che non rientrava addirittura nei ranghi della rosa alla prima partita, dal primo minuto, ha fatto più del suo, quindi ha giocato in difesa bene, diciamo che la squadra si è arrangiata, forse senza il forse, le note peggiori centrocampo e attacco, Antonio. Soprattutto a centrocampo, sì. Ieri. Da sempre. Ma guarda, io lo stiamo ripetendo, lo dicono anche le scelte fatte settimanalmente dall'allenatore. Secondo te Proietti può risolvere qualcosa? No, può essere un giocatore valido, però il fatto che Proietti è un buon centrale, però lo dobbiamo ancora vedere, abbiamo visto una partita, anzi abbiamo visto un recupero suo in uscita che ha permesso al Pescara di fare il primo gol contro il Foggia, dopodiché non abbiamo più visto, non è che possiamo giurare, anche perché di scommesse anche noi, anche magari non chi è presente qui, ma in generale ogni volta è venuto fuori Canute è un fenomeno, Koulibaly è un fenomeno. Prima partita di Canute, hai ragione, dopo Del Sole era un fenomeno, Capone era un fenomeno, tutti i fenomeni che dopo man mano sono stati accantonati, si sono persi. Però beh, ma io come ho detto prima, io a me se dovessero serve soprattutto la chiarezza della società, il fatto degli allenatori. L'allenatore può restare, secondo me, anzi dovrebbe restare quasi a vita l'allenatore, cioè o tu fai un progetto, faccio un esempio veramente che non ha riscontro in Italia, però in Francia l'allenatore dell'Auxerre, Roux, è rimasto 35 anni ad allenare la squadra. Ferguson, al Manchester, parlate l'Auxerre, che è la squadra di terza fascia di Francia, e il Manchester ha tenuto Ferguson più di 20 anni. Allora tu l'allenatore, io questo discorso l'ho fatto anche l'anno scorso per Odder, la stessa cosa, tu fai un progetto e hai le idee chiare, vai avanti con quel progetto, perché poi se no sono solo scommesse. La stessa cosa vale per Zeman, devi decidere se questa è la scommessa giusta oppure se devi cambiare. Ma quale sarebbe il progetto però? Il progetto è quello di portare passi pure che la società abbia l'interesse comunque di valorizzare i giovani di altre squadre, perché sia questa la possibilità della società, questa non è che la possiamo decidere noi, qual è la possibilità economica, per cui è una scelta fatta in questo modo anche per valorizzare i giovani che ti possono permettere di tenere questa società a galla a livello professionistico. Credo che non sia una scelta sbagliata se questi sono i mezzi, però deve essere chiaro. Allora la chiarezza, tu non puoi illudere poi durante noi, da quando è arrivato Zeman stiamo pensando prima la
la salvezza, perché si diceva dopo la partita col Genoa ci salviamo sicuro, e adesso la promozione, man mano adesso ai playoff, e man mano è solo un'illusione continua che non ha senso, soprattutto. E così si rischia però di farsi male. Ma certo, ma difatti, se tu devi essere chiaro, sapere a mio avviso che anche se caschi in piedi, questo è il concetto che vorrei esprimere io, dovrebbe esprimere una società come il Pescara. Siete d'accordo? Situazione. Paolo Renzetti? Ma sì, lo so, è traumatico quello che ti chiedo, Paolo. No, però ma è chiaro che però io vorrei, sì, provo, vorrei, è mi piacerebbe, ma è futuribile. Mi piacerebbe capire, in riferimento a quello che dice Antonio, che cosa ne pensano i tifosi, perché io credo che oggi ci sia una tifoseria abbastanza frastornata, sconcertata, dopo una stagione come quella passata, che è stata una stagione che definire negativa è dire poco. Ci si aspettava sicuramente un campionato diverso in Serie B. Adesso siamo alla 14ª giornata, alla vigilia della 15ª, però io credo che anche quei cori che ci sono stati pure ieri sera a Bari nei confronti di Zeman testimoniano il fatto che comunque i tifosi cominciano ad essere un po' stanchi. Ma tu sei d'accordo che il problema non è vincere il campionato, fare un torneo importante, non ci si diverte nemmeno più. Esatto, Zeman era sempre stato sinonimo almeno di spettacolo, di divertimento, non c'è un aspetto positivo. È quello che dicevamo, prima, al di là dei risultati che non stanno venendo, non ci sono neanche le prestazioni. Ripeto, il tiro in porta in 96 minuti a Bari è emblematico del fatto che questa squadra non tira in porta e poi si tira e si conclude quando ci sono delle azioni e c'è del gioco. Questa squadra tu però non esprime, continui sempre a chiedere negli spogliatoi Ganz. Esatto, perché noi ci hai chiesto pure sei sempre tu, ma noi però anche ieri, giornalisticamente, noi eravamo, giornalisticamente ieri, ci sta, si è scaldato mezz'ora e poi è entrato Cappelluzzo, ma giù ben venga Cappelluzzo, Pettinari, ma Cappelluzzo è entrato, Pettinari è un giocatore a cui a prescindere da tutto entrano tutti tranne Ganz. Ieri, mi sembra che non si possa dire che abbia giocato male, si è impegnato, tanto magari avessero giocato tanto di giocatori, tanto così di come ha giocato Pettinari, ho capito, però ma perso per perso, perso per perso, mettiamolo sull'esterno Pettinari e Ganz al centro, prova, no? Prova qualcosa di quello che dico, prova qualcosa di diverso, provalo durante la settimana, già che lui parla di lavoro settimanale come tutti gli altri. No, l'ha provato, ha giocato 90 minuti l'amichevole con l'Under 21, tu ti aspetti che a Bari, se non dall'inizio, possa entrare a partita in corso. Invece, come diceva ieri, mi sembra, Andrea Costantini, Ganz è il titolare del giovedì e poi però il sabato, la domenica, gioca e allora vedi che viene a me, c'è qualcosa siccome, che non quadra. Siccome qualunque giornalista ieri avesse chiesto a Zeman, mister, perché durante la settimana ha fatto questo e Ganz la domenica non lo vediamo mai? E quello ti risponde, se ti risponde, allora bene, siccome la società deve una risposta, con tutto il rispetto per la risposta, la grande risposta, presidente Sebastiani, tu prendi la risposta, sera, lo fai, lo metti su una sedia, risposta, e no, o mi dai tutte le risposte o da qua non usciamo nemmeno. Ma la risposta, l'allenatore dovrebbe darla anche al giocatore, perché un giocatore che gioca 90 minuti il giovedì amichevole con l'Under 21, forse nella aspetta, comunicazione dovrebbe fare chiarezza anche un direttore sportivo, dei due, no, che parla a nome della società e della squadra, per capire cosa è successo al calciomercato, cioè se le verità vengono dette. Ma Pavone è bravo, mi invita su, avrà rilasciato due interviste. Leone, l'altro, è Leone, bravo, sì. Non barca, tutti bravi. Sono però tanti equivoci tattici, perché c'è Ganz e lui fa bene, Paolo Renzetti, a chiedere continuamente, ma questo bisogna chiedere ogni giorno. Ma pure per vedere una però cosa. Se Gessa che fine ha fatto, e Marinelli c'è anche ci Benali, dicono che il mercato sono altri è solo fatto di comune intesa, io non credo che Zeman è andato via, poi è tornato e ha detto questa è la squadra, la no, c'era Pavone, non saranno che stati un presi suo uomo, tutti i giocatori che voleva insieme, va bene, però no, questa non è una giustificazione, però gli equivoci invece sono tanti, sì certo, a chi sostiene invece con questa squadra e con un altro allenatore staremmo in fondo alla classifica, cosa non c'è controprova rispondere? Perché posso rispondere Antonio? Che con un altro allenatore Antonio magari, poi Francesco Antonio, non puoi fare sempre Antonio. No, io perché se parlo di se non da tu mi dici quello che Antonio, no, dico è un'opinione rispettabilissima, io personalmente ho un'opinione del tutto contraria, perché a mio avviso questo nel come organico è una squadra che può giocare in qualsiasi modulo tattico
difesa a 3, difesa a 4, centrocampo a 2, quello che vuoi, 4-2-3-1, tranne questo, almeno la risposta che ci ha dato il campo. E poi con gli assenti che sarebbero titolari. Esattamente, tranne che questo, a mio avviso, ripeto, sono convinto che questo sia un organico, un insieme competitivo, che ha esperienza, giovane di qualità, ha trovato anche grazie a Zeman, un po' sopravvalutato, anche forse, grazie a Zeman, un attaccante valido che Pettinari, potrebbe trovare magari anche un altro attaccante con un altro allenatore. Non cioè è un organico un po' sopravvalutato, Antonio? Ma a mio avviso l'organico, no, come è stato costruito, allora secondo me era sopravvalutato prima che venissero dagli addetti ai lavori, da chi l'ha costruito e da chi l'ha voluto, perché la squadra di giovanissimi non andava da nessuna parte. Perché poi, voglio dire, sono mancati degli acquisti, Van Housden, primavera dell'Inter, Bastoni sì, primavera dell'Atalanta, certo, quindi l'avrebbe cambiato molto. Mentre invece nel momento in cui a fine agosto si è ritrovata una squadra che ha un bel carico di esperienza, di giocatori importanti, perché Benali, Brugman, ovviamente non parliamo del ruolo, però Bovo, Coda, Campagnaro, Zampano, Crescenzi, vuol dire, è una Balzano, squadra. Brugman. C'è chi sostiene ad esempio che questa squadra potrebbe squadra giocare con un 4-3-1-2 con Zampano e Balzano, Bovo e Campagnaro in mezzo, Rico, Brugman con Benali a metà campo, Ganz e Mancusi in attacco. Enrico, cioè, possiamo fare un'altra squadra, possiamo fare 5-6 sì, formazioni, ma non facciamo se volessimo Clinto, giocare, però vogliamo fare gli allenatori tranne come Clinto. No, Andrea, sì. No, proprio Andrea Costantini. A tal proposito c'è un messaggio, ma ne sono arrivati tanti, vanno in scorrimento chiaramente. Rivoglio Oddo, dice questo amico da casa, che ne pensate in studio? Chiaramente il nome di Oddo viene più volte citato dai tifosi a casa, anche ieri sera ma anche nelle scorse trasmissioni, perché insomma è sotto contratto e molti ricordano anche l'anno della promozione due stagioni fa. Ecco, cosa ne più pensate? Che altro, per dire la verità, non è che si richiamerebbe nella mente del tifoso Oddo perché è sotto contratto, perché Oddo è un buon allenatore, certo, no, è uno che ha vinto, sarebbe ha dimostrato la, cioè, se dovesse decidere di chiudere l'esperienza di Zeman, la soluzione, cioè, migliore, ma non perché è sotto in contratto, assoluto, perché sarebbe un'alternativa eccezionale, sarebbe la soluzione. Riprendiamo tra poco migliore, perché dobbiamo riprendere il discorso precedente, andiamo in pubblicità, tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto! Sconti fino all'80% su materassi grandi marchi, Tempur, Simmons, Pirelli, Sealy. Materasso Memory, dispositivo medico, 195 euro. Materasso 800 molle indipendenti, dispositivo medico, 295 euro. Rete elettrica, due motori, 5 snodi, tutto legno, 395 euro. Letto imbottito, contenitore, da 390 euro. Consegna e ritiro usato compresi nel prezzo. Finanziamento 12 mesi, tasso zero. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590.
Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Bene, torniamo in diretta in questa puntata, in un orario diverso appunto per la serata della Nazionale. Antonio si voleva far rubare il pensiero da Di Francesco. Ma l'ho anticipato. No, anticipato. Adesso ma tocca a te, io gioco l'anticipo, sono più veloce di te. L'espressione mi è piaciuta sia di Antonio che quella di Enrico, che adesso mi è sfuggito perché sai quale espressione? È quella che io poi ci volevo aggiungere, ma basta che dice a Zeman darpi licenza, detto proprio in dialetto, sì. Ossia no, stiamo parlando dell'organico esatto, che ha nomi importanti Otto, no, che non stanno Zeman, giocando Otto, per adesso potrebbe bastare, potrebbe essere sufficiente dire a sederti con Zeman e vedere quali sono i problemi, quali sono le soluzioni. Se poi è stato già fatto, allora lo scenario cambia, bisogna intervenire in un modo o in un altro che non sta a me. Conoscendo come però, dice questo presidente, questa società, ritenete che dia ancora fiducia all'allenatore, che aspetti che torni sui propri passi e richiami Oddo, chi che sia? Paolo Sinibaldi sorride perché... No, sorrido perché... Perché, no, perché adesso, perché non adesso, è un mangia allenatore, non è un mangia allenatore, anche perché nessuno. Ci sono in ballo tanti soldi. Beh, vabbè, con Oddo cambierebbe poco perché sì, sarebbe un passaggio di consegne, sì, anzi, no, non cambierebbe nulla. Con Zeman, certo, sì, che ha in ballo c'è un contratto importante in questo senso, Baroni. E che, e che adesso abbiamo la Provercelli, poi abbiamo la partita con lo Spezia. Sì. Quindi, io credo che se questa domanda la rifacessimo in studio tra due partite, probabilmente avremmo già la risposta davanti agli occhi. Non è un mangia allenatore perché veniamo da due vittorie. Assolutamente. Che succede? Assolutamente, quindi avremmo già la risposta. In sì, questo sì. momento però stiamo tentennando. Nel calcio, o chi fa calcio seriamente, non agisce così. Se tu credi nell'allenatore, a prescindere dai risultati,
gli dai fiducia, se non ci credi a prescindere dai risultati. Però poi arriva un momento, un terremoto, che purtroppo la fiducia resta. Per 2 settimane ci regoliamo, perché abbiamo avuto 2 partite adesso contro squadre oggettivamente importanti, perché il Palermo e il Bari sono 2 squadre che hanno dimostrato di essere più forti del Pescara, soprattutto il Bari a mio avviso. Adesso invece affrontiamo 2 squadre che sono anche sulla carta la nostra portata, perché se evidentemente, premesso che gli equivoci tattici già abbiamo capito che ci sono e ci sarebbero lo stesso, però magari se metti tutto a tacere con 2 vittorie magari riparliamo di questo argomento tra 2 settimane e siamo un po' tutti quanti più mitigati, premesso che gli equivoci tattici restano. Vorrei rivolgere, sì. Vado oltre quello che dice Paolo velocemente. Basta la partita con la Pro Vercelli, perché se con la partita con la Pro Vercelli poco fa, ma io squadra lo dico salute, da tifoso, vinco su autorete al 94esimo, sono contento lo stesso, è ovvio, per i 3 punti, però punto e a capo. Se dalla partita con la Pro Vercelli non arrivano almeno piccoli segnali positivi. Ma che significa piccoli segnali? Piccoli segnali, sono arrivati anche piccoli segnali che la squadra per 90 minuti, piccoli segnali che la squadra per 90 minuti gioca, ossia non un tempo regalato all'avversario, è un tempo bene, gioca bene o comunque meglio dell'avversario per 90 minuti, che per 90 minuti invece di fare un tiro in porta all'ultimo istante, forse 3-4 conclusioni. Però puoi anche giocare bene, poi vai alla Spezia e fornisci una prestazione negativa, allora no, ragiona intorno, stabiliamo di andare avanti con bravo, sempre, ma se con lo fino a fine anno... No. Sì, ma tu stai dando già per scontato che con la Pro Vercelli va bene. Ma non il problema è se va male con la Pro Vercelli. Sì, la classifica. Nel bene e nel male, scusa Henry, non puoi andare dietro al risultato. Cioè, questa non è una sto squadra che ci ha abituato a non andare dietro. Non ci possiamo andare. Ma non sto andando dietro. Per quello ci vuole chiarezza. Alle prestazioni, magari. Esatto, ti sto parlando di una squadra che dimostra di avere vitalità, che magari di colpo scopriamo, come diceva Paolo, che oggi non è capace nemmeno di dare una randellata all'avversario e mentre ci riesce, che gioca con più impegno, con più determinazione, con più continuità nell'area dei 90 io minuti. Chiedo, io vorrei chiedere, ovviamente, no, qui non c'è nessuno, qual era quest'estate all'inizio del campionato l'obiettivo di questo Pescara? Perché anche qui credo che ci sia stato qualche equivoco, perché se noi andiamo ad ascoltare la società, abbiamo ascoltato anche le interviste del presidente Sebastiani nelle settimane scorse, mesi scorsi, nessuno ha parlato di campionato di vertice. E infatti di chi lo sta chiedendo? Sì, se tu hai in banchino un allenatore come Zeman e hai in squadra anche dei giocatori che si chiamano Brugman, Benali, Crescenzi, Campagnaro, Coda, Bovo, non puoi dire che parti per salvarti, perché altrimenti c'è qualcosa che non va. No, il problema è che lui non li voleva, cioè il progetto era quello. Il progetto dell'allenatore insieme alla società, d'accordo, era quello comunque di togliere interamente il parco fino all'ultimo giorno di mercato, non l'hanno tolto, quindi l'equivoco nasce sempre da là. E allora dal primo settembre non è questione, non è che è stato fatto un progetto per cui dici facciamo quello che vogliamo, andiamo con i giovani e via. Sì, benissimo. Quella era dal l'idea. Primo settembre, una volta che questi giocatori erano rimasti, dal primo settembre qual era l'obiettivo? L'obiettivo era rimasto quello di prima, cioè di creare una squadra zemaniana. Questo era il concetto. 2 settimane che non lo puoi creare con questo tipo di tra 2 settimane sapremo una cosa, al di là dei risultati, perché non puoi stare dietro al risultato, al di là delle prestazioni della singola partita, se la squadra è ancora con l'allenatore oppure no, dopodiché interverrà la società oppure no. Ma io credo che la squadra ci stia, voglio dire, ma io sono professionista, io non credo a questi concetti del giocatore che rema contro l'allenatore, ne ho viste poche, voglio dire, anzi probabilmente io mi ricordo l'episodio, ve lo ripeto, nel campionato quello della seconda Serie A, a un certo punto nel 78-79 tutti contro Angelillo, esatto, erano tutti contro Angelillo, che è successo? Che i senatori, chiamiamoli così, hanno preso in mano la situazione e la gestivano loro. Io non credo che questo è un caso, che poi si arrivò agli spareggi, però voglio dire, già stiamo parlando intanto di 2 tecnici diversi. Angelillo, insomma, non è che abbia fatto un'eccezionale carriera contro quello che rappresenta invece Zeman per questo tipo di calcio, voglio dire, per cui non invece è quello. Paolo, non pensi che essendo Zeman un santone del calcio, sì, i giocatori scarica, giocano con un po' di paura, si sentono anche ingessati, non sono liberi di mente,
Ma io alla base, Ricci, metto sempre qual è la qualità, lo spessore, la struttura dei giocatori. Certo. Io credo che sotto questo aspetto sicuramente il Pescara ha dei problemi. Non a caso l'allenatore ha alternato in vari ruoli tutti i giocatori che aveva a disposizione per quel ruolo. Proprio ingessati allo schema, quindi... Sì, anche probabilmente, ma lì c'entra molto, Enrico, c'entra molto la qualità, la testa del giocatore. Se ricordiamo Sansovini, che non ha mai giocato esterno destro, in quella squadra, Sansovini ha fatto 16 gol, sì, è diventato una delle armi, però era Sansovini, cioè il giocatore che non aveva mai fatto quel ruolo, aiuta, non conosceva, no, il gioco di Zeman, però ha giocato come voleva Zeman perché era intelligente. Adesso io credo che questo è quelli, il giocatore che ha scelto lui, soprattutto, tra l'altro, mettiamoci in conto che ci sono molti primavera, cioè le soluzioni degli esterni, per esempio, sono ragazzi 18-19 anni che già tu sai prima che sicuramente non faranno 42 partite perché non le possono fare, anche per gli impegni con la nazionale, perché ogni tanto manca uno, però a livello anche di crescita devi aspettare, voglio dire, non è questo, mentre col giocatore più di esperienza che ha qualità hai la possibilità che questo cresca, capisca prima che un altro. Mancuso, capito, pure con Cascione, un con po' Marciano, a mancare perché è giocatore dalle caratteristiche diverse, si trova meglio al centro Mancuso. Ma guarda, io ti dico, la verità, a me non è dispiaciuto, sì, un po' sì, però credo che le colpe non siano sue, nel senso che lui tagli, anche ieri ha avuto un paio di occasioni buone, certo, per cui sotto quell'aspetto credo che Mancuso possa essere uno dei giocatori importanti, no, determinante, no, non solo, direi con qualsiasi modulo, Mancuso, con qualsiasi modulo si voglia giocare, insomma. Invece quello che continua a sorprendere, infatti, la storia di Cappelluzzo, cioè Cappelluzzo che non c'entra niente per quel ruolo, che poi gioca in quel ruolo, non solo lui, Paolo ha parlato di Crescenzi, ha fatto l'unico tiro partita prima, Crescenzi era stato uno dei migliori ma non ha giocato, ha giocato 20 minuti, ma di questi episodi ne stiamo vedendo un altro caso da risolvere. Per questo vorrei coinvolgere Andrea Costantini, che segue spesso gli allenamenti, Ugo Campagnaro. Zeman in settimana, proprio sabato, ha detto: ma il giocatore si allena i primi due giorni, poi non lo vedo più. Pare che invece Campagnaro stia bene fisicamente. Andrea, tu vedi che sta lavorando, cioè può entrare nella lista di quei giocatori che non piacciono a Zeman? Guarda, pur io avendo voluto lui il ritorno, perché Campagnaro era finito il contratto, quindi... Io gli ho visto fare diverse partitelle a Campagnaro, e in alcune di queste l'ho visto anche fare interventi con una certa vigoria, fare entrate in scivolata, un po' come nello stile anche di un giocatore che nella sua carriera si è contraddistinto per anche a volte una certa rudezza, ma sempre rientrando in un comportamento comunque corretto, per carità. Quindi in quei momenti in cui l'ho visto non sembrava essere un giocatore alle prese con infortuni, anche se poi sappiamo che lui nel corso della sua carriera anche ultimamente ha sofferto. Poi dopo sistematicamente il giocatore non fa parte della lista dei convocati, se non ricordo male è stato convocato solo in occasione della prima giornata di campionato contro il Foggia, e Zeman adduce uno dei tanti misteri. Allora anche quello Campagnaro, sì, campione, no, che forse meriterebbe più rispetto, no. Ma non solo rispetto, considerazione, direi, esatto, ma al di là del rispetto. Rispetto e considerazione, cioè, più degli altri. Tieni conto, Enrico, che ieri a Bari la partita l'ha vinto un giocatore di 38 anni, ovvero Brienza, cioè che ha più o meno l'età di Campagnaro, quindi l'età conta pochissimo. Classe 79, non so, Classe 79. Sì, esatto. Poi, non so, al Parma l'ha vinto Calaiò, che insomma pure lui è abbastanza stagionato. Beh, credo che l'età non possa contare, nemmeno nel suo tipo di gioco, Gilardino, perché è chiaro che un giocatore Spezia della sua Gilardino esperienza... anche, signor Gilardino, sì, gli esempi sono tanti, soprattutto considerando che siamo in Serie B, dove il livello è decisamente più basso rispetto a quello che può succedere in Serie A, cioè non considerare per nulla, non Campagnaro, ma non per stima per il giocatore, per quello che può dare, perché io credo che anche nelle due stagioni che ha giocato ha fatto 15-16 partite, però quelle 15-16, certo, certo, è stato spesso determinante, insomma è uno che ha risolto i problemi. Che pensi, Francesco? Enrico, perché fai no, sì, perché? Andrea? No, è vero, arrivano tanti messaggi, sono contro Zeman, però ci sono anche dei tifosi che sono a favore di Zeman e che credono nel suo lavoro. Ad esempio questo amico da casa ha scritto: siamo realisti, una squadra di ragazzi che vengono da campionati di primavera, cosa vi aspettavate? Se non perdiamo troppi punti a gennaio uscirà il vero Pescara di Zeman. Chi vuol rispondere? Io
C'è una parte di verità in quello che dice questo telespettatore, e poi ci stanno tanti altri aspetti. Che ti devo dire? Ripeto, quindi entriamo nel discorso che faceva Antonio, continuo, allora si parla chiaro. Esatto, io continuo, continuo a credere in Zeman. Però mi sono costretto a ripetermi, tu mi hai detto perché stavo muovendo la testa, perché stavo pensando al commento tecnico in una delle ultime telecronache a livello nazionale, un ex giocatore campione d'Italia ha ripetuto lo stesso concetto nella prima mezz'ora, credo 15, 16, 17 volte, quindi io se lo ripeto solo per la terza volta sì, non faccio problema, la parte anche di quello ringoglionito, anche di più. Un po' sì, bravo, come tu, mi dai sempre coraggio. Al di là di questa battuta, chiedo scusa, se di fronte a tutto questo, come hai detto tu, Campagnaro è un altro aspetto, Ganz e tutto il resto, non ci dilunghiamo, non ripetiamo. La società che sta a fare? Ripeto, io non ho... E questo non è... Sono scelte tecniche, la società non può entrare nelle scelte tecniche. Ma io ti pago, e io sono il presidente. Non può dire all'allenatore fai giocare questo. Mica sto dicendo questo. Chiede all'allenatore, si siede con l'allenatore e con questi benedetti due, dire fantomatici, direttori sportivi, e analizza la situazione tecnica, la situazione del momento, perché, non perché, giustamente come hai detto tu, se l'hai visto tu e lo vedono in tanti, che per quattro giorni Campagnaro si allena, poi gli ultimi due giorni scompare, mister, qual è il problema? Qual è il problema? Ganz è pronto, qual è il problema? Allora, fa un presidente? Sarebbe interessante sentire Campagnaro cosa no, pensa. L'unica anche cosa... Ganz. O anche Ganz. Dico, che fa? La società non può fare queste cose. Scusa Francesco, lui io l'ho letto, almeno sul giornale, che ha detto il Campagnaro non si è allenato due volte, quindi questa, la giustificazione sua è stata questa settimana. Insomma, due volte? Cui, sì, su cinque allenamenti? Infatti pure l'anno scorso. Ha detto che dal 3 agosto non lo ha a disposizione per l'intera settimana, esatto. Perché anche quando si è allenato lui. No, adesso sta andando meglio, due volte è poco. Dai. Vabbè, comunque Zeman ha sempre fatto così, cioè anche in passato, cioè quando c'era un giocatore che non gli andava a genio per qualche motivo, lo cancella, è sempre stato cancellato, esatto, sì. Cioè non ci dimentichiamo quello che successe anni fa a Maniero, che sì, perché portava la tuta accorciata sul ginocchio è stato escluso e ha giocato Immobile per tutto il campionato. Ho capito, però poi ci sono le volte che ti va bene, le volte che ti va meno bene, delle volte che ti va maluccio e delle volte che ti va male. Siccome adesso non sta andando tanto bene e forse sta andando maluccio, per evitare che ci ritroviamo a dover parlare che va male, la società interviene, non è come dite voi, la società, perché la società non deve intervenire a dire perché non gioca Balzano, mister, devi far giocare Balzano, però è il mio dovere. Beh, come società, bravo, chiede. Ma gli dà spiegazione. Può essere che lo stiano facendo, magari lo stanno facendo, noi non lo sappiamo. No, perché se lo stanno facendo, perché restando così le cose, non vorrei far saltare sulla sedia Antonio, perché io poi l'altra volta parlai del mercato, anche saltare. Se lo chiedi a Francesco è più difficile. Il mercato di gennaio, alla luce il mercato di gennaio, fermati, alla luce di questi problemi, io credo che il procuratore di Ganz, se le cose dovessero continuare ad andare così, ha pure il padre, andrà dalla società, pure il padre. Ma forse, Paolo, ma forse procuratore è già andato, di Capelluzzo, il procuratore di Balzano, voglio dire, evidentemente... Scusate, adesso non vorrei farvi sobbalzare tutto, ma Zeman sta aspettando Cocco, l'abbiamo letto anche settimana, prego, come migliore aspettando soluzione Cocco, sì, per pettinare Ganz e Andrea Cocco, l'abbiamo letto, letto vero, male. No, è vero come è vero che quest'estate ha detto che l'acquisto di Ganz gli andava bene. Sì. E allora due... No, questo non lo so se è vero come quello. No, ha detto questo. Ha detto adesso... che l'acquisto di Ganz andava bene. Non so se è accostabile al discorso di Cocco adesso. No, Cocco non c'entra niente. Ah, ok. Parliamo di Cocco. Quest'estate ha detto... Parliamo di Cocco. Di questa cosa detta su Cocco. E allora vuol dire che si sta rimbognonendo. Non è vero. E non è vero. Ma vuol dire che lo fa apposta. Può darsi che lo vede bene. Allora che cosa vuol dire? E non l'ho capito. Perché tanto che se lo gliediamo noi, se ci vengo io, mi ci appellicci alla conferenza a casa. Che se non mi risponde, la metto a strillare, quella si alza e se ne va. Mi piacerebbe vedere. Bravo, non ho risolto il problema. E qui anche perché non fa parte dei miei compiti, ma fa parte dei compiti dei direttori della società trovare una soluzione, perché credo che all'interno di qualunque struttura lavorativa, quello che dirige o il presidente o l'allenatore o il direttore di banca o il dirigente, se le cose non vanno come era previsto,
ci si interroga e poi chi deve decidere decide. Ma quando, no? Ma il tempo qual è? Il tempo giusto qual è? Per dire questo, aspettare la sconfitta? No, 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 no. Tu pensi che i direttori stiano tranquilli per quello che stanno vedendo, sono sereni perché credono in Zeman? Parlo i direttori, Ah, i direttori. Ma guardi, come la vedo io, i direttori comunque fanno parte di questo progetto, anche secondo me se hanno avuto un ruolo importante per costruire questa squadra o non costruirla, perché il fatto che siano arrivati in tanti e siano partiti in pochi, è ovvio che il mercato non lo fa né Zeman, né la società in particolare, ma soprattutto le capacità anche di, dei direttori, per cui questo coinvolge sicuramente la struttura nel suo insieme, questo discorso va fatto. Anche sotto questo aspetto occorre chiarezza, perché... Ripeto, se andiamo ancora avanti con la storia del risultato, un sabato sì, una domenica, se giochi la domenica dopo no, non ne usciamo, vuol dire questo oramai questo è uno stilicidio che va avanti da 9 mesi, cioè 9 mesi partorisce un bambino, ma qua dai 5 mesi prima, 4 mesi dopo, stiamo andando avanti con questo discorso che sì, adesso verrà, adesso capita, adesso c'è qualcosa, esce la ripresa, adesso no, e la dobbiamo uscire, ragazzi, altrimenti uscire Zeman, dicendo chiaramente... Zeman non vuole ingerenze, nel senso ma storicamente non ha mai voluto ingerenze. Esatto, allora Zeman, la società lo dice, se gli sta bene va bene, che dobbiamo... È come il direttore di un grande giornale che quando l'editore... va a valicare determinati ruoli, aspetta che lo cacci. Esatto. Questo è Zeman, non questa... va via e non vuole ingerenze. Questo è chiaro. E io ti caccio. E io ti caccio perché tranne c'ho da la mia giustificazione che c'è un casino che non finisce mai o no? Siamo a parlare. In base a quello che diceva Antonio, il destino dei direttori è legato anche alla presenza di Zeman. Secondo me sì. Secondo me sì, perché nel momento in cui cambi qualcosa è ovvio che non puoi mettere solo in discussione. Quando è stato non hanno cambiato mica pure i direttori, la società non ha cambiato. No, perché l'errore l'avevano fatto prima. Veramente. In questo caso Pavone, non i direttori. Perché i direttori... Beh, sono Pavone e Leone, sono due. Sì, però in questo caso magari il destino di Zeman è legato a Pavone, forse. Sì, ma anche credo che anche cioè Leone non è che fa il passacarte lì, insomma. Gestione, nel bene e nel male... ci stanno loro, voglio dire, non è che ci sta qualcun altro, per cui se si mette in discussione l'allenatore, a mio avviso va messo in discussione l'intero progetto anche tecnico, insomma, perché perché spesso arriva l'allenatore che viene messo in discussione l'allenatore, tolto un allenatore e restano i direttori. La logica è quella, se tu pensi come è stata strutturata questa squadra, come è stata strutturata e come non è stata ristrutturata, probabilmente c'è l'insieme di responsabilità, ma in cui tu decidi che devi cambiare. Se invece le cose ti vanno bene perché tu comunque dici che questo è una cosa da portare avanti a prescindere dal risultato, ripeto, vai, devi andare avanti, non ci sono, però devi essere chiaro in questa storia, al di là di quello che succede, ti prendi la contestazione, ti prendi i fischi, ti prendi però pure gli applausi e ti vai in un certo modo, cioè. Ci fermiamo ancora 2 minuti, poi l'ultima tornata in studio con i nostri ospiti, a tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto. Sconti fino all'80% su biancheria grandi marchi, Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Fazzini, Down & Step. Piumino naturale da 89 euro. Copri piumino da 24,90 euro. Trapunte da 39,90 euro. Accappatoi spugna da 14,90 euro. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale.
Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Per l'ultima tornata, stiamo esagerando nei giudizi, stiamo andando troppo avanti, posso dire di Francesco? Stiamo diventando troppo esigenti, perché ogni campionato che non vede il Pescara protagonista, qui parte il toto allenatore. Paolo Sinibaldi. Allora, sulla singola partita contro il Bari, per intenderci, quella che abbiamo visto, secondo me magari potremmo anche essere tacciati di essere un po' troppo esigenti, perché effettivamente non è stato, a mio avviso, il peggior Pescara della stagione. Siamo d'accordo, è stato un Pescara su questo, che un po' tutti, non è stato il peggiore, quello di mio giudizio, cioè, però... Antonio, non sei stato il peggiore. No, non è stato il peggior Pescara quello di ieri, no, abbiamo visto, però, se facciamo un discorso generale, secondo me siamo quelli cui ha perso, Zeman ha detto invece che andava bene, tutto là. No, siamo nel giusto, ma non nella singola partita. È chiaro che le partite durano 90 minuti, no? Allora abbiamo fatto un tempo buono contro il Palermo, mezzo tempo buono contro il Bari, in realtà noi vorremmo continuità, vorremmo spettacolo. No, ma poi una volta, però gli equivoci restano. Secondo, capito? È alternato anche il rendimento, una volta giochi bene il primo, una volta giochi bene il secondo. Infastidendo gli equivoci, i risultati che non arrivano, non ci si diverte con Zeman, c'è Oddo che aspetta, perché è anche una presenza... A me personalmente gli equivoci, perché ce ne sono troppi e non si riesce, gli equivoci tattici proprio. Sì, equivoci, ma troppi punti interrogativi. Perché Campagnaro sì o no? Perché quello? Perché gli equivoci ce ne sono tantissimi. Esatto, no, voglio dire, danno più fastidio gli equivoci, i risultati che non arrivano, il poco divertimento, il fatto che Oddo è dietro le quinte. Cosa dà più fastidio al tifoso? Antonio. No, a tifoso dà fastidio questo, che la squadra non è affidabile, non ha continuità, cioè in questo momento non ha ancora un ruolo chiaro. Per cui nel momento in cui il pubblico si esalta, dopo due minuti deve cadere. Allora è questa altalena continua, credo che crea sconcerto, polemica e via dicendo. C'è ovviamente chi è zemaniano per sempre come cosa, certo, e dice aspettate, perché tanto a giugno, a gennaio andremo meglio, sì, lo so, lo speriamo tutti, però non è questo. Noi, se andiamo a vedere, a fotografare la situazione attuale, è questa, non è che ci possiamo inventare quello che potrà succedere tra un mese o due mesi. Io sì, non, Andrea, non mi ipotizzo, allora, tra l'altro per quanto riguarda... Scusami, Antonio. Sì, ecco, da casa ci chiedono. Scusa, Andrea, facciamo completare il pensiero di Antonio, no, poi pensavo che ci fosse qualche notizia urgente. Poi vengo da te, Andrea. Per quanto riguarda l'allenatore, io personalmente, io per esempio, mi sarei tenuto a vita Tom Rosati per quello che ha fatto. Mi sarei tenuto a lungo. Tutti. No, aspetta, mi sarei tenuto a lungo Giancarlo Cadè, che venne invece licenziato dopo un campionato
da applausi, ma all'ultimo posto. Mi sarei tenuto Galeone più che a vite, perché insomma quello che ha fatto Galeone non l'ha fatto nessuno. Mi sarei tenuto a Groppi, che poi è andato via. Mi sarei tenuto Oddo a lungo, perché non solo perché aveva il contratto. E per cui mi terrei benissimo anche Zeman, a patto che ci sia questa chiarezza da parte di tutti, dell'ambiente e della società insieme. Perché altrimenti non c'è. Beh, la chiarezza dell'ambiente sapere... è una conseguenza della chiarezza. Non è solo quello. No, aspetta, perché il momento in cui tu prendi Zeman a cambiato in corsa, sei ultimo in classifica, anzi penultimo, anzi terzultimo, stai pure messo nemmeno tanto male, la cosa che pensi non è che l'ha detto la società, l'ha pensato il pubblico, adesso ci salviamo, vuol dire, questo è evidente, no? Così come alla ripresa del campionato, nel momento in cui è stata rinnovata la squadra con tanti giovani, tutti hanno scommesso che questi sono tutti giovani eccezionali. E sono giovani che sicuramente, probabilmente faranno grande carriera, ma attualmente non lo sono. Per cui il problema è l'immagine che ha dato, non è la direzione della società, ma dico la società, del tecnico, dei suoi collaboratori e della squadra, di dire quello che ruolo devono avere in questo campionato. Se non usciamo da questa chiarezza, andremo avanti a risultati, una volta sì, una volta no, bastonate, carezze, non si finisce mai, non so Andrea. Dove arriviamo. Sì, un tifoso da casa ci chiede, ma se domenica non vinciamo, a parte che si gioca sabato, però se domenica non vinciamo, ecco qui il messaggio, che succede? Siamo salta Zeman? Così è poco tifoso comunque. Aspettiamo che vinciamo. Non lo sappiamo, anche perché altrimenti Paolo. Veramente a calcio scommesse. Io personalmente non me lo pongo questo interrogativo. Io mi pongo l'interrogativo, che è la speranza più che interrogativo, che la squadra dia segnali di continuità, di sì, rispetto, proiezione... sia capace di giocare una partita sufficiente 90 minuti. Già secondo me quello potrebbe essere un primo segnale. Tanto poi magari in questa partita che mi auguro io, gioca, faccio l'esempio, Zambano, la partita dopo tanto non rigioca. Perché Balzano ha giocato una partita e poi non l'abbiamo visto più, capito? Succedono delle cose, stanno succedendo, ripeto, qui parla uno che meglio che lo ricordo, perché se no dall'altra parte fanno finta di non capire, o forse non capiscono, di uno che stravede per Zeman, però troppe cose strane che nell'esperienza avuta con Zeman a Pescara non succedevano. Uno mi può dire grazie, lì si vinceva, ho capito, allora questo è bravo solo quando si vince, quando c'è la sedia traballa, che fa? Cade, no, si alza in piedi e vede che succede. Nell'ipotesi di Oddo, perché nel calcio ci sta tutto, ma siete convinti che accetterebbe lui di tornare? Paolo Renzetti. Ma non è scontato. Non è scontato che in caso di chiamata, in caso dovesse la situazione precipitare, evidentemente arrivasse la chiamata della società, non è scontata la risposta di Massimo Oddo, che tra l'altro nelle settimane scorse è stato accostato, il suo nome è stato accostato a panchine di Serie A più che di Serie B, questo è un altro discorso. Però io, se mi permetti... Il valore dell'allenatore non si discute. Sì, non si discute, è chiaro, bisogna vedere però cosa pensa anche, o cosa pensa Oddo di questa squadra, di questi giocatori che ci sono in organico, qualora dovesse arrivare la chiamata del Pescara. Io volevo invece rifarmi 10 secondi ad un messaggio che ho letto prima. Sì. Un tifoso diceva: la società non vuole andare in Serie A, si pensa ad un campionato tranquillo. Io credo che quest'anno in Serie B difficilmente una squadra riuscirà a fare un campionato tranquillo, perché con questa classifica così corta si rischia di lottare o per i play-off o per evitare i play-out. Quindi tranquillo, insomma, noi andiamo a vedere i numeri della classifica di oggi a 5 giorni della gara con la Provercelli, il Pescara è a 2 punti dalla zona play-out. Il Bari che sta ancora festeggiando la Bari, vittoria. Il Bari aveva 3 punti più del Pescara, adesso 5 punti, quindi, dalla zona, 4 punti. Mi dite in questa classifica quali sono le squadre tranquille? Non ne vedo, quindi Paolo, sul discorso che facevamo in precedenza, quando tornerebbe soltanto perché contrattualizzato. Ma io sono d'accordo con Paolo Renzetti, non è scontato l'eventuale ritorno di Oddo in caso di chiamata, perché comunque lui credo che si stia guardando intorno già da parecchio tempo verso altre piazze. Io darei un 40% a Oddo, un 40% a Epifani e poi un 20% sinceramente lo metterei anche su altri allenatori, perché comunque se ne parla già. Mi rendo conto che è un po' troppo prematuro assolutamente, perché
Sì, insomma, infatti ora si scandalizzeranno gli appassionati di Zeman, ma qui sono discorsi che sono stati fatti però dello scorso anno, sì, quando sì. No, nel senso che andavano per il giusto verso, nel senso, Enrico, che girano dire, anche altri nomi di sì, allenatori. Sì, qualcuno potrà dire ma l'anno scorso si è aspettato tanto, d'accordo, c'erano condizioni diverse, sì, sì. Però i discorsi fatti con Barone è la legge del calcio, questo per gli allenatori. No, girano altri nomi che non piaceranno sì. sicuramente alla piazza di Pescara, tipo? Perché rappresentano un calcio che forse non è da Pescara, perché si parla anche di Cosmi. Il ritorno di Cosmi? Sì. Ma... No, io Francesco credo. Di Francesco Antonio? Sì. Prima tu, dai. Ma a volte fa cosa? No, ti fa cosa? Francesco. Vabbè, se no tu sfrutti quello che ritorno dici. Di tu prima dicevi Oddo si sta guardando attorno, però può darsi pure che... io ho detto 40-40. Sì, ti guardi attorno oggi, domani e poi domani, vedi il deserto perché già sono saltate 4-5 opportunità che ha avuto e che evidentemente non si sono concretizzate per tanti motivi che noi non sappiamo, quindi credo che... tanto ci sarà sempre chi accoglierà un eventuale ritorno. Potrebbe anche rifiutare per altri motivi. Esatto, di Oddo e chi magari lo accoglierà con grande entusiasmo, così come c'è chi si aspetta che Zeman salti e magari lo avrebbe già cacciato e chi mentre continua a dire che Zeman deve restare la guida del Pescara perché ne verremo fuori da questa situazione poco incoraggiante. Tanto Zeman ne ha vissute di queste situazioni, è uscito a volte a testa alta, a volte no, quindi sa come funziona il ma calcio sì, e non sì. si meraviglia di nulla, no Antonio? No, appunto, io riprendo il discorso di Massimo Oddo. Intanto la premessa è che Massimo Oddo è sotto contratto, per cui la decisione, se dovesse essere chiamato, lui può o accettare oppure risolvere il contratto e rinunciare a un anno e mezzo di contratto praticamente. Potrebbe senza, farlo, no. senza avere, però il problema è capire non è che ha bisogno di soldi, no, dire. No, vabbè, questo nel calcio lascia perdere, nessuno ha bisogno di soldi, però tutti quanti, perfino Neymar lucra sui rigori da tirare, per dire, stiamo a dire calcio, stiamo parlando di calcio, per cui bisogna vedere se Oddo dice sì, perché la società la prima cosa che deve fare, a mio avviso, se decide questo passo, è di chiedere a Oddo la disponibilità che lui dovrebbe garantire per via del contratto, come è successo al Palermo, sarà successo 10 volte con gli allenatori che venivano richiamati e poi mandati via. Per cui bisogna vedere se dice sì senza condizioni oppure se dice sì a condizioni, perché non dimentichiamo che il suo fallimento l'anno scorso, finale, che l'ha portato alla cosa, è nato anche un po' dalla gestione di quella squadra sul mercato, voglio dire, che non dipendeva sicuramente solo da lui. Per cui credo che lui qualche garanzia, se dovesse dire di sì, dovesse dire di sì e non rinunciare a un l'autocontratto, sarebbe questa, comunque di avere comunque qualche garanzia sul piano tecnico. Come sempre detto tu, la prima garanzia dovrebbe essere quella a gennaio, non interveniamo sul mercato. Quella sì. Sia il Pescara passerà dal 31 di dicembre al 1 di febbraio. Accetterebbe tutte le condizioni, ovvio. No, tutte le condizioni no. A mio avviso vorrebbe chiarezza anche per quello che riguarda l'apporto che gli può dare lo staff tecnico che attualmente è accanto a Zeman. Questo credo che sia uno dei motivi da approfondire qualora, ripeto, decidessero di fare. Io a mio avviso, infatti, se fosse però, se il 13 novembre 2017 già si discute sul futuro di Zeman, già si fanno i nomi di altri allenatori, vuol perché? Dire che si è sbagliato tanto in estate. No, si è sbagliato, oppure si è sbagliato anche, come ho detto prima, la comunicazione. Sarebbe da dire, io credo che non sarebbe la fine del mondo. Cioè, anche quando l'anno che, di Galeone, quando si partì con la C e poi si andò in B, non è che c'è stato, qualcuno aveva detto se non andiamo a cambiare, cioè, dobbiamo fare un campionato di vertice. No, è nata così, voglio dire, quella cosa, e siamo andati però in Serie A. Però non so chi l'ha detto, tra Sinibaldi e Renzetti, se tu porti Zema non ti puoi accontentare. Il tifoso non si può accontentare, no, ma non si può... di vedere un campionato anonimo. Sì, Enrico, però voglio dire... È a Pescara che... A Pescara è successo questo, dove l'abbiamo visto. Un po' dovunque, vedere... però. No, però aspetta, Zeman ha girato almeno 30 società, non è che sì, tutte e sì. 30 ha fatto questa cosa eccezionale. No, per come cui aspettativa, ci può pure stare, dire, l'aspettativa, riuscita... dopodiché, insomma, voglio dire, è forza... Però se la società è convinta...
ed è d'accordo col tecnico, è altrettanto convinto sulla qualità di questa struttura, come ci ripeto avanti tre volte. Zeman, certo. Vai avanti, Antonio, così, ribadiamolo, a però, prescindere dal risultato. Zeman era venuto l'anno scorso per preparare la stagione in Serie B. Ma chi l'ha detto questo? Si è detto l'anno scorso. Per preparare la stagione, allora, se preparare, per preparare in anticipo la stagione, sì, e quindi lavorare e guadagnare dei mesi, invece sono stati persi non invece non per tentare per tentare di salvare la squadra, come invece ha fatto il Crotone che stava dietro, fammi capire. Ma allora, che è venuto a fare? Più per non preparare questa stagione, ma questa è la fesseria che ci raccontiamo noi. Per preparare chi? Per provare che quando ha cominciato a provare i giocatori, però allora provare, anche quando cioè, l'ha preparato, allora diciamo che non ha preparato nulla, quindi alla fine la parentesi probabilmente negativa che appartiene a lui e alla società, a tutti, che non è servita a nulla questi cinque mesi. Questo dicono, sono stati di un nulla allucinante, un aspetto che peggiora la situazione, la partenza successiva, voglio dire, hai avuto un anno e mezzo invece di una sola stagione, nove mesi fa tempo di partire. Una domanda, ma tanto non mi dovete rispondere, no, io ti rispondo. E se per caso, perché adesso sto facendo discorsi concreti, giusti, io prima ho provato a dire che cosa mi aspetto dalle prossime partite, sì, sull'input di Paolo Silibaldi, e se per caso con la Provercelli sabato si gioca bene e si vince anche nettamente alla Zeman 3-1, 4-1, 4-2, sì, e com'è? Cambiano i discorsi, sì, dei tifosi, sì, sicuramente cambiano le aspettative o cambia anche il giudizio? Sì, che sì, è completamente sì, diverso tra cambia il giudizio o cambiano i discorsi, che i discorsi sono in funzione, è ovvio, il giorno dopo una partita di che vuoi parlare? Di quel che si gioca fra tre settimane, che si gioca, si parla di quella partita là, ma il giudizio cambierà pure, oppure diremo vabbè, però mo vediamo se sono capaci anche di ripetersi con lo Spezia. E tu pensi che in pochi giorni la squadra comincia a giocare come non ha mai fatto? Ragazzi, mica possiamo ipotizzare come giocherà la squadra. Ma è anche impossibile. Noi possiamo giudicare come ha giocato finora, quello che vediamo, che abbiamo visto finora, ci dice che difficilmente questa squadra riuscirà a fare 90 minuti in quel modo, con il suo modo migliore. Questa è una cosa che non abbiamo ancora visto. Quindi è da qui che dobbiamo partire. Dal fatto se vincerà la prossima. Vincerà la prossima, non lo so. Se la prossima vincerà facendo 90 minuti io mi aspetto dei miglioramenti prima ancora del risultato, i miglioramenti proiettati nel futuro, incoraggianti. Eccolo là, è suonata la campanella, fine della trasmissione, siamo quasi alla arrivederci fine, la chiusura a Paolo Silibaldi stasera. No, io l'ho detto già in altre occasioni, sigla, no, l'ho detto in occasioni perché filosoficamente, perché a me piacciono più che altro le storie da raccontare al di là della singola partita, tu sai che seguo diversi sport, io sono zemaniano teoricamente, però devo dire che quest'anno sono molto deluso, sono esattamente perplesso come Totò De Leonardis. Ma questa è una piazza di pensiero zemaniano sicuramente. No, ma qui è una città, è una città che piace bel calcio. Ecco, filosoficamente, non a caso, sì, ma io sono Galeone, via dicendo. Sono completamente basito da quello che ho visto quest'anno, perché forse quest'anno anche per questa delusione è più grossa. Sì, perché ho visto una cosa, tra virgolette, proprio cosa, che non ho capito che cos'è. Non ho capito e credo che non l'abbia capito nessuno finora. È quello che lascia perplesso me, certo, e penso un po' tutti quanti. Va bene, aspetteremo l'intervista di Paolo Lenzetti dopo. Ganzi, chiedi di Ganzi. Chiedi di Ganzi. Una piccola news, non l'abbiamo fatto in precedenza, una piccola beffa per il Pescara, perché ieri Capone non ha fatto parte della spedizione a San Nicola perché era impegnato nella doppia amichevole con l'Under 19. Ebbene, l'amichevole che era fissata per oggi alle 14.30 allo stadio Appiani contro l'Ungheria, tra Italia e Ungheria, Under 19, non si è disputata per impraticabilità del campo. Quindi diciamo che Pescara ha dovuto rinunciare a Capone, ma poi la partita di oggi non si è disputata. A te. Va bene, sarà disponibile contro la Provercelli. Grazie. Soluzione in più o problema in più? Questa... Va bene, no, è riposato, almeno è riposato, quindi lo avremo ancora. Va bene, al meglio, il ragazzo ha fatto quattro gol, certo, insomma, non è che. Grazie a Paolo Rintetti, a Paolo Silibaldi, a Francesco Antonio De Leonardis per questo orario in consueto. Lunedì prossimo torneremo ovviamente alle ore 21. Grazie a Andrea Costantini, a Maurizio Daguì in regia, a Claudio Di Giacomo e alla GT Fotovideo alle telecamere. Appuntamento lunedì prossimo alle 21. Grazie per averci scelto.
Serie B con te.it, il campionato degli italiani.